Sindaco Carozzo, finalmente ci siamo. Dopo 6 anni i bus navetta ripartono, sono 3 linee, 6 bus, oltre 50 le fermate. Sì, assolutamente. Abbiamo cominciato a lavorare subito, appena insediati, per quanto riguarda le go bike e i bus elettrici. Da consigliere comunale avevo più volte manifestato disagio nel vedere questi mezzi acquistati dal comune abbandonati. Oggi finalmente, a distanza di un anno dal nostro insediamento, li stiamo presentando alla città con il marchio Siracusa da Mare. Siracusa da Mare vuole significare tutto quello che è smart city, che è innovazione, che è mobilità sostenibile. Vedrete questo logo girare spessissimo. È un logo che deve anche sensibilizzare la cittadinanza finché appunto si ami quello che si ha e di quello di cui si usufruisce. Non a caso ho anche detto agli autisti che sono oggi qui, ho detto: guardate che per l'amministrazione questi 6 bus da metà sono come delle figlie femmine, ho fatto una battuta, perché ci teniamo particolarmente che tutto funzioni. Per noi non è assolutamente un punto d'arrivo, semmai un punto di partenza per tentare di fare meglio nei prossimi anni, e già siamo allo studio diverse soluzioni. È normale che tutto questo ci permette anche di poter pensare a una ZTL più importante a Ortigia. Abbiamo già modificato gli orari, vediamo che tutti i giorni dalle 20 alle 2 di notte ci sarà appunto una ZTL, e vediamo anche che sabato e la domenica sarà l'intera giornata la ZTL. Quindi questo ci mette in condizione anche di dare una risposta in Ortigia, ma più in generale di dare dei servizi sia ai turisti che ai cittadini. Voglio ricordare che queste 3 linee sono 3 linee che abbracciano: uno il percorso storico, uno Ortigia e uno la Borgata Santa Lucia. Questo significa che anche i cittadini siracusani potranno tranquillamente muoversi con dei mezzi elettrici, che io invito tutti ad utilizzare anche per ridurre il tasso di inquinamento che c'è in città. Sappiamo che purtroppo viviamo una città che è abbastanza inquinata, e utilizzare dei bus elettrici è sicuramente un passo avanti. Torno a ribadire: un inizio e non un punto d'arrivo questo. Il monito è quindi quello di prendere i mezzi pubblici. A che prezzo? Ma guardi, chi parcheggia al Bonpladen, al Molo Sant'Antonio e al Talete non pagherà assolutamente nulla, sono dei servizi gratuiti. Ovviamente per chi non usufruisce di questi servizi, noi stiamo prevedendo 50 centesimi la corsa per un'ora e mezza, 2 euro l'intera giornata e 7 euro il settimanale. Siamo in via sperimentale, non pagano nulla né gli under 14 né gli over 65.